come si stende un impasto idratato all'80%? Che è l'esempio pizza napoletana, andiamo. Per prima cosa stiamo attenti al prelievo del panetto dalla cassetta di impasto della pizza. Lo mettiamo sul banco di lavoro mettendo la parte umida verso l'alto, altrimenti si attacca e dopo si rovina il panetto. Una buona stesura parte da come si prende il panetto dalla tavola. Non abbiate paura di aggiungere molta farina sull'impasto, tanto in un secondo momento sarà rimossa. Lo mettiamo all'interno della farina e cominciamo la nostra stesura in modo delicato, senza toccare troppe volte il panetto. Lo giriamo una sola volta e andiamo a dare la forma classica della pizza contemporanea. Con questo gesto andiamo a togliere tutta la farina in eccesso dal panetto, che è pronto per essere condito. La pizza va sempre passata sulla palla napoletana, due tocchi per renderla più rotonda possibile. E andiamo in forno. Diamo un'occhiata a qualche bollicina d'aria prima di andare in forno, altrimenti la pizza brucia. Ed ecco qua, ragazzi. Questa è la stesura della mia pizza napoletana.